Con la primavera si conclude un percorso, oggi il Festival dell'Ingegno, quale significato dare a questo evento? Ah, è un evento molto molto bello e tra l'altro che ha dato dei risultati notevolissimi, nel senso che diciamo, i ragazzi hanno risposto con entusiasmo alle call che sono state fatte dalle aziende, i ragazzi hanno messo insieme il loro ingegno e il loro impegno, nel senso che ci hanno messo fantasia, creatività ma anche studio, che è una ricetta sempre fondamentale. E devo dire che, adesso vedremo appunto i risultati e le premiazioni, sono decisamente dei risultati ragguardevoli e tra l'altro ci sono tante idee che meritano veramente di essere approfondite. E io vorrei però anche spezzare una lancia, non soltanto per i ragazzi ma anche per le aziende, perché il fatto che le aziende abbiano anche aderito e abbiano aderito mettendo a disposizione dei premi, delle borse, del denaro, della possibilità di stage eccetera, e dà merito anche alle aziende perché evidentemente dimostra apertura, dimostra disponibilità anche di mettere delle risorse economiche diciamo sul piatto, e devo dire è un bel segnale perché tante volte siamo abituati a pensare che le aziende vogliono soltanto ricevere dallo Stato altro, invece qui ci sono delle aziende che si sono messe in discussione, che hanno messo a disposizione risorse e che hanno creduto in questo progetto. Ci troviamo al Festival dell'Ingegno e conosciamo da vicino i vincitori del progetto tecnologico da parte di AMAP. Bene, tu chi sei? Come ti chiami? Ah, io sono Marco Sinagra, ho partecipato a questo progetto seguendo la call che ha fatto AMAP in quanto uno stimolo all'ingegno. Permette di sviluppare quindi nuove capacità, nuove tecnologie incluse in un unico dispositivo a servizio del territorio. Quindi questo. Oggi è una soddisfazione per te? Tantissima, perché un riconoscimento, ecco, certe volte l'ingegno rimane nelle idee che rimangono chiuse in pensieri alla singola persona, così si mettono a frutto e si diffondono per un uso più diffuso. Dà lo stimolo ad andare avanti? Sicuramente questo è uno degli stimoli maggiori, perché per continuare a sviluppare nuove idee a servizio delle aziende, del territorio e delle persone. Quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, io sono un ingegnere e cercherò di sviluppare le idee, quindi non fermarsi alle idee, ma il bello è vedere di farle crescere e metterle in campo a servizio, ecco, di queste aziende che richiedono questa innovazione. Adesso conosciamo l'altro vincitore, ricordiamo che la Commissione ha stabilito un ex aequo per i due progetti perché li ha considerato ugualmente validi. Sì, mi chiamo Francesco Arena, ho 22 anni, sono di Bagheria e appunto ho partecipato alla call dell'AMAP. Ho sviluppato un sistema in grado di effettuare la telemetria dei contatori idrici sparsi in regione e in provincia, che rispecchiava appunto le richieste dell'AMAP stessa. Perché hai partecipato? Ti ha stimolato questa missione di AMAP? Sì, diciamo che per andare avanti, come diceva l'altro vincitore, appunto bisogna partecipare anche a queste cose perché diciamo, ti danno quello stimolo in più e ti fanno sentire gratificato in un certo senso. E oggi posso dire che dopo tanto tempo, dopo il diploma, è l'unica, una delle cose buone che ho fatto nella mia vita. I tuoi progetti futuri? Io sono una persona molto ambiziosa e onestamente punto in futuro ad avere un'azienda che si occupi proprio di sviluppo di sistemi informatici ed elettronici su richiesta delle aziende stesse. Un anno entusiasmante di lavoro col coinvolgimento delle scuole, dell'università, col coinvolgimento di decine di aziende pubbliche e private, col coinvolgimento di tutte le aziende del sistema comunale, dalla GESAP che gestisce l'aeroporto alla Fondazione Teatro Massimo, avendo al centro l'AMAP che è la più grande azienda di acquedotto pubblico d'Italia dopo l'acquedotto pugliese, un'azienda che sta vivendo una stagione straordinaria perché serve 34 comuni della provincia di Palermo e mette a servizio di questi 34 comuni, 1 milione circa di abitanti, a servizio della propria professionalità che è antica, che è storica, che oggi però vive la sfida dell'innovazione. I premiati sono premiati proprio perché danno un contributo di innovazione rispetto alle attività dell'AMAP, quindi
mettiamo insieme la tradizione e l'innovazione, ed è questa la ragione per la quale oggi è un giorno importante per l'AMAP, per la città di Palermo, che sta mostrando quante energie giovanili ci sono in questa città e come rispondono in maniera così entusiastica quando l'amministrazione fa come il suo dovere un'azione di promozione di quello che di positivo c'è in questa città. Noi dobbiamo affrontare le criticità, ma non dobbiamo mai dimenticare che il bicchiere è mezzo pieno, dobbiamo riempirlo per intero e non scoraggiarci e arrenderci. Presidente, una grande soddisfazione oggi, due ragazzi sono risultati vincitori per un progetto tecnologico. Qual è la sua soddisfazione e il suo messaggio? Ma io intanto faccio i complimenti ai ragazzi per l'ottimo lavoro svolto, perché è stato esaminato da una commissione molto valida ed è risultato un bellissimo lavoro. E la mia soddisfazione oggi è che abbiamo portato AMAP a dei livelli molto alti. L'AMAP è un'azienda, ormai l'unica azienda siciliana pubblica e metropolitana. I ragazzi che hanno aderito al Festival dell'Ingegno quindi possono avere la speranza di poter andare avanti in un futuro splendido che noi sicuramente auguriamo. Noi ce l'auguriamo, noi ci auguriamo che i ragazzi possano scegliere liberamente di restare in questa terra o di andare via, non deve essere un obbligo, ma che possano lavorare anche qua.